ragazze, buongiorno! Se è la prima volta che entri in un mio video, io sono Noemi, una nutrizionista e una grandissima amante di make-up e home decor. Come parliamo di colazioni, ho deciso di mostrarmi così, ovvero come io sono normalmente la mattina. Grazie, oggi ho deciso di realizzare diversi tipi di colazioni per darvi appunto qualche spunto. Questo video è in collaborazione con Coro, quindi molti dei prodotti che mi vedrete utilizzare all'interno di questo video mi sono stati gentilmente inviati dall'azienda. Lascerò nel box informazioni qui sopra impressione appunto il mio codice sconto da poter utilizzare sul sito di Coro. Devo dire che ha dei prezzi assolutamente super competitivi, perché insomma sono prodotti decisamente di qualità in un maxi formato, dove ovviamente il risparmio la fa da padrone. Innanzitutto assolutamente una super spremuta d'arancia, ragazze, super biologica, super sana, che andremo a sorseggiare. Ho fatto una semplicissima frittatina di albumi. Io ho fatto degli albumi strapazzati perché è molto più veloce la frittata, dovete star lì, dovete girarla, dovete fare attenzione appunto che non si rompa. Invece ho deciso di fare semplicissimi albumi strapazzati. Allora vi do alcune dritte, ragazze, per quanto riguarda proprio i macronutrienti, per quanto riguarda gli abbinamenti da poter fare. Allora, iniziamo dalle uova. Per quanto riguarda gli albumi, allora gli albumi sono una delle fonti proteiche migliori in assoluto, viene considerata appunto una proteina nobile, ragazze, e il calcolo da poter fare per riuscire a capire quante proteine mangiare è molto semplice. All'interno di 100 grammi di albumi ci sono all'incirca 100 grammi di proteine, quindi è veramente molto semplice da riuscire a fare appunto un conteggio. Io solitamente la mattina mi mantengo sui 10-15 grammi di proteine, cerco appunto di non eccedere. E quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente messo gli albumi in padella senza nessuna fonte di grassi, ragazzi, semplicemente in una padella antiaderente. Lo fate veramente in 2 minuti, vi servite di una cucchiarella o di un cucchiaio di questo genere, girate ed è già fatto praticamente. Sono andata a guarnire con una banana super matura e poi con lui, ovvero il burro di arachidi, 100% arachidi, ragazze. Allora, se siete abituati ai classici burri di arachidi, quelli in commercio, per intenderci da supermercato, è un mondo completamente diverso. Questo è un burro liquido, quindi somiglia in realtà secondo me un po' più a una crema che non a un burro vero e proprio, o comunque come siamo abituati a intendere il burro. E il profumo è qualcosa di allucinante, questo appunto è 100% arachidi. Allora, a livello nutrizionale questa colazione è decisamente super completa, perché avete le proteine date appunto dall'albume d'uovo, i carboidrati dati dalla banana e poi avrete appunto i grassi dati invece dal burro d'arachidi. Ovviamente questa può essere una colazione tranquillamente abbinata ad un succo di frutta fatto in casa, ad un centrifugato, ad un caffè, perché no, ad un ginseng, eccetera eccetera. Mi sento tipo fatto in casa da Benedetto. Così, vedete, saprei che devo mangiare queste cose da sola. Allora, passiamo adesso alla seconda colazione, ovvero al pane tostato. Allora, in realtà non è così noioso il pane tostato, come potete vedere da qui. È veramente molto semplice riuscire a realizzare diversi tipi di combinazioni con gli alimenti che più vi piacciono, con gli alimenti che avete in frigorifero. È veramente, anche in questo caso, il pane tostato un po' una tela bianca, perché anche in questo caso potrete appunto decidere se realizzare la vostra versione salata, magari ad esempio con degli albumi d'uovo e dell'avocado ad esempio, oppure semplicemente una colazione dolce come ho fatto io in questo caso, utilizzando magari dei burri come appunto burro d'arachidi, burro di pistacchio, burro di mandorle, eccetera eccetera eccetera. Sono andata ad utilizzare lei, ovvero la Nutella Light, diciamo così. Questa è una crema, ragazze, di nocciole, qualcosa di meraviglioso. Allora, in questo caso ho fatto veramente il semplice del semplice, ragazze. Sono andata ad aggiungere appunto semi di chia e crema di nocciole, molto semplicemente. Invece nell'altra variante ho deciso di mettere sempre una base di crema di nocciole, però ho aggiunto in questo caso invece un pochino di cocco rapé e un pochino di granella di pistacchio, sempre Coro, ragazze. In realtà hanno come base due grandissimi macronutrienti, ovvero i carboidrati derivanti ovviamente dal pane, le fibre derivanti ovviamente dalla fibra integrale del pane appunto, e poi i grassi dati appunto dal pistacchio, dalla crema di nocciole, dai semi di chia e dal cocco rapé, ragazze. Passiamo all'assaggio. Vabbè,
troppo. Mario, sto registrando. Questo ti piace, provalo. Mangia. Crema di nocciole tipo Nutella, cotta e pistacchio. Adesso passiamo, ragazze, a lui. Lui è il chia pudding, è la prima volta che lo faccio. Probabilmente è venuto un po' liquido, forse, non lo so. Prendete appunto un cucchiaio raso di semi di chia, lo mettete all'interno appunto di un contenitorine e lo andate a coprire con del latte. Latte vaccino, latte vegetale, quello che preferite ovviamente, e lo lasciate appunto una notte a riposo, comunque almeno 2-3 ore. Io l'ho fatto ieri sera e poi il mattino seguente andrete, diciamo, un attimo a condire tutto quanto, a guarnire. Io ho messo appunto delle fragoline, ho messo dei semi, un'altra spolveratina di semi di chia, un po' di yogurt al cocco e del cocco rapé. Molto semplicemente, ragazzi, dovete sapere che è la prima volta che faccio questa colazione qui, quindi vediamo un pochino se mi piace. Buono! Troppo. Questo gingillo qui, ragazze, è ovviamente completo a livello nutrizionale. Ovviamente considerate che la porzione di carboidrati dati in questo caso dalla frutta è un po' minima per quanto riguarda, diciamo, i miei effettivi macronutrienti, però ovviamente potrete tranquillamente decidere di inserire appunto della frutta, di inserire ad esempio della granola, per dare appunto la vostra fonte di carboidrati all'interno di questo budino. Per quanto riguarda appunto la fonte proteica, potrete decidere di aggiungere o del semplice latte vaccino come ho fatto io, oppure appunto dello yogurt. Per quanto riguarda i grassi, ovviamente sono contenuti all'interno dei semi di chia. Io ho aggiunto anche del cocco rapé per dare un pochino di frizzantezza in più a questa colazione. E in più, ovviamente, inutile dimenticare anche i sani minerali e le vitamine contenute tutte quante all'interno dei semi di chia e della frutta, ragazze. Ragazze, ultima colazione, una delle più classiche in assoluto. Quanto molte pazienti arrivano nel mio studio mi dicono magari che la loro colazione preferita in assoluto, a cui non possono rinunciare, è quella fatta di latte e cereali. E allora dobbiamo ovviamente fare un attimo una selezione. Quindi cosa fare? Scegliete ovviamente dei cereali che possano ovviamente essere nutrizionalmente decenti. Io ho utilizzato questi, appunto, semplicemente del farro soffiato appunto di coro, e andiamo a parlare insieme dei valori nutrizionali, ragazzi. Allora, qui dentro troviamo come zuccheri solamente 1.1 grammo. Per quanto riguarda appunto fonte di carboidrati, 68 grammi, 14 grammi di proteine e ben 8 grammi di fibre. Anche mangiare semplicemente del latte con i cereali, è importante saper scegliere appunto le materie prime in questo caso. Quindi scegliete sempre dei cereali che non abbiano appunto zuccheri aggiunti, che non abbiano anche ad esempio troppa frutta secca, frutta disidratata, perché molto spesso la frutta che mettono all'interno magari è frutta di seconda scelta, fra virgolette, comunque degli scarti. Quindi se vi piace la granola, cercate appunto di realizzarla in casa, perché è veramente molto molto semplice da realizzare. I calori nutrizionali di questa ciotolina, ovviamente, manca un pochino di grassi, quindi potrete appunto decidere di mangiare vicino a questa ciotola ad esempio delle mandorle, delle noci o comunque della frutta secca, per appunto rendere nutrizionalmente completo questa colazione. Andiamo ad assaggiare. Ragazzi, allora, questo era appunto il video sulle mie 4 colazioni preferite in assoluto. Spero che questo video appunto vi sia stato utile. Ho cercato appunto di non realizzare un semplice video di ricette e colazioni, ma parlarvi anche un pochino. Fatemi sapere se questa tipologia di video può piacervi, così magari vi proporrò magari anche il pranzo, la cena, gli spuntini, ragazze. Mi raccomando, fatemelo sapere, perché ci tengo molto a questo nuovo format. E nulla, aspetto i commenti qua sotto e soprattutto i like. Vi ricordo che nel box informazioni troverete ovviamente il codice sconto per fare gli ordini su Coro. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!